Al Salone di Ginevra, la Bavarese BMW si è presentata con numerose novità. Fra le più interessanti per il nostro mercato c'erano naturalmente la Serie 1, sottoposta a un profondo facelift, tanto profondo da rendere la media di Monaco quasi completamente nuova. Ebbene sì, la nuova BMW Serie 1, perché effettivamente di nuova vettura si tratta, sia dal punto di vista di estetica negli esterni, sia dal punto di vista di contenuti negli interni, di contenuti tecnologici, nuove motorizzazioni e nuovi contenuti. La nuova Serie 1 che abbiamo lanciato nella prima generazione 10 anni fa ci ha dato già grandissimi risultati commerciali nel mercato italiano, più di 100.000 clienti l'hanno scelta in questi anni, quindi riteniamo che questa nuova vettura ci darà sicuramente dei grandi risultati. La Serie 1 è stata da subito un grande successo e in Italia in particolare ha incontrato un notevole consenso da parte del pubblico. In questa rinnovata versione anche la parte meccanica guadagna nuovi propulsori sempre più efficienti e puliti. Chiamarlo restyling sarebbe sminuente. Qua abbiamo anche le nuove motorizzazioni tre cilindri sia benzina che diesel che abbiamo visto esordire con la BMW i8 qualche mese fa, che abbiamo introdotto sulla serie 2 Active Tourer e che adesso raggiungono anche la nuova serie 1. Questi motori effettivamente coniugano e declinano ancora meglio la strategia Efficient Dynamics, quindi contenimento nei consumi, nelle emissioni, ma incremento del piacere di guida tipico delle vetture BMW. La più rivoluzionaria fra le BMW, la Serie 2 Active Tourer, una monovolume che è soprattutto la prima vettura della Casa di Monaco dotata di trazione anteriore, diventa anche Grand Tourer e guadagna due ulteriori sedili, fino a un totale di 7 posti disponibili. Non riusciamo davvero a trovarla bella, ma sicuramente è accogliente. La Serie 2 Grand Tourer è un ulteriore salto del gruppo BMW nell'aprire un nuovo segmento di mercato. Arriviamo con un MPV premium, con la possibilità di avere fino a 7 posti, con grande versatilità negli interni, con addirittura anche la possibilità di avere la trazione integrale X-Drive. Quindi è un'offerta unica che non esiste in questo momento sul mercato e che sulla falsariga del lancio della Serie 2 Active Tourer riteniamo ci aprirà le porte a una clientela nuova. La Serie 2 Active Tourer nei primi mesi dal lancio ci sta portando il 70% di clienti nuovi, quindi il 70% dei clienti che hanno acquistato questa vettura sono clienti che fino ad oggi non avevano considerato i brand BMW e i brand Mini per la loro mobilità personale. La Serie 2 Grand Tourer credo che andrà ancora oltre e aprirà le porte alle famiglie numerose che hanno bisogno di una versatilità particolare nella loro mobilità di tutti i giorni. Le leggi del marketing spesso impongono le proprie regole e così anche una vera Instant Classic come la Mini si ingoffisce un po' per poter offrire ben 5 porte. Ma per fortuna l'essenza più pura di questa vettura non scompare e lo dimostra la nuova John Cooper Works, più cattiva e veloce che mai. Beh, Mini anche ha grandi novità qua a Ginevra. Diciamo che abbiamo iniziato l'anno col botto, come si dice, con la nuova Mini 5 porte che è stata grandemente richiesta dal lancio della nuova Mini Hatch 3 porte. Finalmente siamo arrivati con una risposta alla clientela che avrebbe voluto comprare una Mini ma ha bisogno di avere le 5 porte appunto. La John Cooper Works invece è un grande ritorno, è la sportività declinata in chiave Mini, è l'excitement puro della Mini, è la più potente Mini di sempre, 231 cavalli da 0 a 100 in 6,3 secondi, veramente un piacere da guidare.